Prima volta nella vita a Bari per me e prima volta in assoluto ad Agri Levante, che dopo una lunga pausa forzata a causa della crisi pandemica ritorna con un'edizione che promette di essere più internazionale che mai, soprattutto per le soluzioni meccaniche dedicate al pieno campo, alla frutticoltura ma anche all'allevamento. E come in ogni fiera ho deciso di fare una lista ideale di mezzi agricoli che mi porterei in azienda ad Asolo. Perciò iniziamo a fare spese. In ordine alfabetico, dalla A alla Z, si inizia quasi sempre con Antonio Carraro. E da Bari mi porto a casa lui, il TC6800F Tora, monodirezionale basso con ruote posteriori maggiorate e 66 cavalli di potenza. Mezzo compatto con ruote posteriori maggiorate e configurazione a frutteto, caratterizzato da un baricentro particolarmente ridotto che lo rende idoneo alle lavorazioni in forte pendenza. È dotato di freni a doppio disco in bagno d'olio e sistema Super Brake meccanico integrato. L'impianto idraulico di tipo load sensing, comportata oltre i 50 litri a minuto, permette l'abbinamento del trattore a molteplici tipologie di attrezzature, abili per la gestione totale delle colture, anche dislocate in pendenza o su terreni sconnessi. Non poteva che essere AgriLevante anche per BCS, fresca di lancio della nuova gamma Vulcan K90 Dual Steer Model Year 2024, che presenta una nuova postazione di guida con maggiore spazio abitativo, upgrade idraulico e fanaleria full LED. La nuova postazione di guida ha un'ergonomia migliorata, un maggiore spazio abitativo e un maggiore comfort per il conducente, anche nell'utilizzo del trattore con guida retroversa. L'offerta di distributori idraulici è stata ampliata per una personalizzazione ancora più mirata. Nuovo anche il circuito di raffreddamento dell'olio, che ne aumenta le performance. Di serie il trattore è dotato di una fanaleria full LED, divisa tra fari di lavoro anteriori, impianto luci stradali, fari e lampada rotante della cabina. Qui a Bari, Carraro Tractors presenta al pubblico una selezione di AgriCube Pro con motorizzazione Stage 5, che da diversi mesi sta raccogliendo consensi tra gli operatori di settore. Ogni modello di questa gamma è motorizzato da F28, nuovo nato sotto i 3 litri di FPT Industrial, una soluzione compatta ed altamente performante, 4 cilindri in grado di erogare fino a 103 cavalli a 2300 giri al minuto. Stand cima, qui ad AgriLevante, con l'atomizzatore snodato a nebulizzazione pneumatica Link, con testata Green Ag a due mani, che attraverso la movimentazione idraulica permette la regolazione in altezza, larghezza e chiusura, consentendo il trattamento di due filari ogni passaggio. Interessante la tecnologia Cima Kit VRT per Easy Farm. È un sistema elettronico con logica di facile utilizzo e programmazione. La metodologia VRT, basata sull'utilizzo di mappe, consente di variare la dose di fitofarmaco in base alle informazioni contenute nelle mappe di prescrizione. Deutz Fahr a Bari con la nuova serie C, con due modelli, tre trasmissioni e fino a 143 cavalli di potenza. Rinnovate anche le cabine, arrivano la Top Vision Plus e la Top Vision Pro, che assicurano una visuale perfetta a 360 gradi, grazie al nuovo concept a quattro montanti. Miglioramenti anche per le PTO. Il 2022 dei trattori Deutz Fahr si inaugura con i nuovi Frutteto Vigneto della serie 5, DF, DS e DV, che allargano il loro impiego anche alle operazioni dedicate alla paesaggistica e alle lavorazioni municipali. Spazio anche alle attrezzature premium, con Kuhn che mostra la sua nuova seminatrice modello Megan 602R, una soluzione per la semina in linea con tecniche semplificate, una grande autonomia di esercizio, una tramoggia da 1800 litri e 6 metri di larghezza di lavoro. La famiglia Lexis, che presenta la gamma entry level delle eroratrici tramite Kuhn,
si è arricchita del modello Lexis 3800, con serbatoio da 3800 litri, semplice nell'uso, compatta e leggera. E c'è spazio anche per la gestione della stalla con i carri miscelatori Profile, concepiti per sfruttare la massima capacità della vasca con la minore altezza possibile. Le dimensioni compatte permettono manovrabilità anche nelle stalle con spazi ridotti. Dalle nuove versioni degli specializzati di Landini agli aggiornamenti per i potenti trattori da campo aperto di McCormick, senza dimenticare le novità digitali come le App Farm, sviluppate per interconnettere aziende agricole e trattori. Per Landini i protagonisti della fiera saranno il Rex 4080 GB Plat e il Serie 500 ES. La gamma Rex 4 si presenta sia in versione cabinata sia in versione Plat, con piattaforma ampia montata su Silent Blocks. A Bari il trattore X6.4 P6 Drive è adattissimo a operazioni per fienagione e attività con caricatore, con un passo di 2560 mm e con motore FPT NEF 45 da 4,5 litri, 16 valvole e 4 cilindri e potenza fino a 155 cavalli. Dal canto suo il McCormick X7.6 VT Drive con trasmissione VT Drive a variazione continua è abbinato al sistema Smart Power Zero, che assicura anche con inversore innestato un perfetto stallo in ogni condizione, fino a quando non si agisce sull'acceleratore manuale o a pedale. Si chiama Extreme 266 HT, la rotopressa a geometria e camera variabile di Maschio Gaspardo, per chi necessita di elevate performance e qualità del prodotto imballato. Extreme 266 HT unisce le caratteristiche delle rotopresse a camera fissa e a camera variabile per garantire la migliore combinazione di pressioni e dimensioni delle balle. Si tratta della versione di ultima generazione, aggiornata con protocollo di comunicazione ISOBAS. La gestione della camera variabile è resa possibile da un doppio bilanciere controllato da cilindri idraulici. Il primo definisce la pressione e il diametro della balla, con la possibilità di creare una precamera, mentre il secondo bilanciere compensa automaticamente la tensione delle quattro cinghie durante la formazione della precamera. Ed eccoci qui nello stand Merlo, che presenta le gamme Multifarmer e Turbo Farmer, ma ci sono anche tre vecchie conoscenze di Omnitrattore. E poi c'è il Cingo, che a Enovitis in campo avevo usato in versione elettrica e robotizzata. Qui invece esposto in motorizzazione endotermica, benzina o diesel. La serie MM250X di 3M trattore forestale, che io ho provato nella versione 350X, qui in potenza da 241 cavalli. Mentre qui l'elettrico e-worker, che abbiamo provato in occasione degli Electric Days di Roma e che sicuramente testeremo in campo. Ops, in stalla! E in qualunque fiera non si può fare a meno che buttare un occhio allo stand New Holland. E oggi ci concentreremo sulle macchine dedicate alla raccolta, che si tratti di fienagione o oliveto. Partiamo dalla Mieti Trebbia CX Hillside, con sistema autolivellante completamente automatico o manuale. Lavora su terreni con una pendenza trasversale fino al 38%. Macchina perfetta per il pieno campo mediterraneo. La nuova Big Baler 1290 High Density produce balle più dense e si avvale della tecnologia di legatura New Holland Loop Master, con sistema New Holland di legatura a doppio nodo, a cui si aggiunge un secondo nodo a cappio. Altra raccolta meccanica di queste terre, con i nuovi modelli Broad 10.90X per oliveti ad altissima densità. Il sistema di scuotimento SDC con aggancio posteriore flessibile scuote e stacca delicatamente le olive. Seppia d'Agri Levante vince il premio novità con la nuova linea S7, trinciatrici a martelli da 50-120 cavalli con ampio spostamento laterale, non solo per frutticoltura e viticoltura, ma anche per la gestione di grandi aree verdi. E ancora la Mini Force Pickup L200. Una trinciatrice pick-up per potatura di agrumeti e oliveti da 80-120 cavalli,
per le colture con potatura molto spessa e ingombrante. Infine il MIDPRL 150, un frantuma sassi da 80-130 cavalli per pietre fino a 20 cm di diametro, particolarmente adatto all'impiego fra filari di alberi nei frutteti e nei vigneti. Tra le novità più attese di Supertino c'è il carro elettrico semovente da 30 metri cubi, ideale per gestire miscele di grandi volumi. Il carro è alimentato da batterie a litio ricaricabili che gli consentono miscelazioni varie con una sola carica. A Bari anche la R170 serie 5, una rotopressa a camera variabile con sistema di taglio integrato, in grado di produrre balle rotonde con un diametro da 90 a 170 cm e una larghezza di 120 cm. Inedite anche le nuove presse Big Baller della serie 8012. È in grado di produrre balle di grandi dimensioni, 80 x 120 cm, con una lunghezza variabile da 100 a 300 cm. Non solo pieno campo, colture specializzate o allevamenti, spazio anche alle attività alternative del trattore, quali attività municipalizzate, come propone Bucher qui a Bari. E partiamo dallo spargitore autocaricante per trattori e pale gommate medie pesanti, disponibile con tramoggia da 1,2 metri cubi a 2,5 metri cubi. Particolare attenzione è stata posta nello studio della tramoggia in acciaio ad alta resistenza, con conformazione atta a rendere più veloci ed efficienti le operazioni di carico del materiale. Ma quando la neve è abbondante, serve lei. La lama spazzaneve universale a geometria variabile, qui montata su portaattrezzi Unimog. Nella configurazione a vomere permette di rimuovere grandi accumuli di neve. Trasformandola a cucchiaio consente di pulire ampi piazzali o sgomberare perfettamente passaggi stretti, evitando l'accumulo della neve ai lati. In modalità lama garantirà una rimozione della neve in velocità. Questa è solo una piccola selezione di quanto abbiamo visto e scoperto qui ad AgriLevante 2023, una fiera che, come vi anticipavo, non conoscevo e che mi ha stupito davvero molto per la sua completezza nei vari settori, dal frutteto all'oliveto, dal pieno campo alla stalla. Ma come dico sempre, far entrare tutto in un unico video è impossibile. Perciò, se volete scoprire gli altri mezzi e attrezzature agricole, seguite il canale YouTube di omnitrattore.it. E da Giulia Tonello, da Bari, è davvero tutto. Ciao!